Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 3 marzo 1919. Continuando il mio solito stato, stavo tutta immersa nel divin volere ed il mio sempre amabile Gesù è venuto e mi ha stretta al suo cuore dicendomi: Tu sei la mia figlia primogenita della mia volontà, come mi sei cara e preziosa agli occhi miei, ti terrò tanto custodita che se nel creare l'uomo preparai un Eden terrestre, per te ho preparato un Eden divino. Se nell'Eden terrestre il connubio fu umano fra i primi progenitori e diedi loro a godere le più belle delizie della terra e di me godevano ad intervalli, nell'Eden divino il connubio è divino. Ti farò godere le più belle delizie celesti e di me godrai quanto vuoi. Anzi, sarò tua vita e divideremo insieme i contenti, le gioie, le dolcezze e se occorre anche le pene. Nell'Eden terrestre ebbe accesso il nemico e fu commesso il primo peccato. Nell'Eden divino è chiusa l'entrata al demonio, alle passioni, alle debolezze. Anzi, lui non vuole entrare, sapendo che il mio volere lo scotterebbe più dello stesso fuoco dell'inferno. E solo a sentirne la sensazione fugge e darai principio ai primi atti nel modo divino, i quali sono immensi, eterni e infiniti, che abbracciano tutto e tutti. Ed io, interrompendo il dire di Gesù, ho detto: Gesù, amore mio, quanto più parli di questo volere divino, tanto più mi confondo e temo e sento tale annientamento che mi sento distruggere, quindi inabilitata a corrispondere ai tuoi disegni.
E lui tutto bontà ha soggiunto: è il mio volere che ti distrugge l'umano, ed invece di temere dovresti slanciarti nell'immensità della mia volontà. I miei disegni su di te sono alti, nobili e divini. La stessa opera della creazione, o come resta dietro a quest'opera di chiamare te a vivere nel volere divino per farvi non vita umana ma vita divina? È uno sbocco più forte del mio amore, è il mio amore trattenuto dalle creature, che non potendo contenerlo lo verso a torrenti verso chi mi ama. E per essere sicuro che il mio amore non venga respinto e malmenato, ti chiamo nel mio volere in modo che né tu né ciò che è mio resti senza il suo pieno effetto e resti in piena difesa. Figlia mia, non contristare con i tuoi timori l'opera del tuo Gesù e segui il volo dove ti chiamo. 6 marzo 1919. Stavo tutta impensierita su ciò che il mio dolce Gesù mi va dicendo sul divin volere, e dicevo tra me: ma com'è possibile che l'anima possa giungere a tanto e vivere più in cielo che in terra? E Gesù, venendomi, ha detto: figlia mia, ciò che è impossibile alla creatura, tutto è possibile per me. È vero che è il prodigio più grande della mia onnipotenza e del mio amore, ma quando voglio, tutto posso. E ciò che pare difficile a me è facilissimo. Però voglio il sì della creatura e, come una molle cera, prestarsi a ciò che voglio fare di lei. Anzi, tu devi sapere che prima di chiamarla del tutto a vivere nel mio volere, la chiamo di tanto in tanto, la spoglio di tutto, le faccio subire una specie di giudizio, perché nel mio volere non ci sono giudizi. Le cose restano tutte confermate con me. Il giudizio è fuori della mia volontà, ma a tutto ciò che entra nel mio volere, chi mai può dire di fare giudizio? Ed io mai giudico me stesso. Non solo, ma più volte la faccio morire, anche corporalmente, e poi di nuovo la rimetto alla vita, e l'anima vive come se non vivesse. Il suo cuore è in cielo e il vivere è il suo più grande martirio. Quante volte non l'ho fatto per te? Queste sono tutte disposizioni per disporre l'anima a vivere nel mio volere. E poi le catene delle mie grazie, delle mie visite ripetute, quante non te ne ho fatte? Era tutto per disporti all'altezza di vivere nel mare immenso della mia volontà. Perciò, non voler investigare, ma segui il tuo volo. Bene, la Divina Volontà ci aiuti a meditare su questi passi che già la semplice lettura lascia a tratti senza parole ed è già alquanto illuminante. Diciamo che oggi Gesù fa delle promesse, delle grandi promesse, dei grandi allettamenti legati al vivere nella sua Divina Volontà. E poi spiega, ecco, un punto fondamentalissimo, alcune condizioni perché questi che sembrano sogni divini diventino realtà, e dà anche delle chiavi di lettura inerenti alle operazioni che la creatura spesso non comprende, ma che ciò non di meno Dio fa nell'anima per disporre a questo immenso dono. Perché come tutti quanti i grandissimi doni, c'è una parte, e lo vedremo, che dipende da noi, ma l'iniziativa di questa cosa ce l'ha nostro Signore, perché è Lui che desidera che il divin volere regni su di noi e che si dia compimento al terzo fiat del come in cielo e così in terra. Molto più di noi, solo che c'è un problema. E il problema è la disposizione
E la nostra anima riceve un dono tanto grande. Questa disposizione è un percorso che richiede del tempo e delle operazioni ben precise. E come Gesù ha detto, attenzione, queste operazioni si possono fare se noi siamo molle cera. Questo è un po' uno dei termini chiave della meditazione di oggi. Molle cera. La molle cera noi sappiamo tutti quanti, una volta che la cera si fonde può assumere qualunque forma gli sia data dal produttore di oggetti di cera o di candelo, di quello che vogliamo. Ma se la cera non è molle, ma è già irrigidita, se io la vado a toccare, l'unica cosa che faccio è che spacco una candela. Non faccio un altro oggetto toccando una cera che non sia molle. Ecco, vedremo adesso poi nel dettaglio cosa questo comporta e significa. La prima cosa, tante volte si dice che, cioè tante volte si dice, Gesù tante volte parla negli scritti di Luisa che la vita nella divina volontà è un ritorno del paradiso terrestre, ritorno, diciamo così, tra virgolette, ecco, non nel senso di fare finta di nulla. Però, ecco, quel ritorno del paradiso terrestre che è soprattutto, ecco, consistente in una vita di profondissima unione, più profonda, la più profonda che si possa raggiungere con Dio, dove alcune cose che abbiamo ascoltato, passioni, demoni e debolezze che purtroppo sono il nostro patrimonio quotidiano, non buono certamente, con cui ci troviamo a fare i conti, vengono sgominati. Sappiamo che la condizione della giustizia originale, qui ho fatto, penso che chi ascolta questa meditazione lo sappia, un ciclo di catechesi da poco terminato, si chiama Adamo e la vita nella divina volontà, dove c'è una raccolta di tutti gli scritti su questo tema. Prima del peccato originale Adamo non era soggetto al diavolo, poteva semplicemente, come disgraziatissimamente accade, ascoltarne le parole, le suggestioni, ma non esserne sottomesso o schiavizzato. Non era sottomesso alla tirannia delle proprie passioni, non sentiva in sé il peso delle debolezze. Era tutta grazia, era tutta bellezza, era tutta forza, era anche tutto, come dire, divino dominio. Il diavolo aveva paura di lui prima del peccato originale, non dopo. Queste cose certamente sono belle, bellissime. Gesù dice, parla nel primo scritto però della differenza, cioè della, per certi aspetti alcune cose dell'Eden terrestre non potremo riviverle, no? Noi non passeremo tutti quanti verso la morte. E come poi spiega Gesù, quando parla dell'intimità profonda, insomma, con chi vive nel divino volere, ci condividiamo tutto, condividiamo le gioie, i gaudi, la felicità indicibile e anche le pene. Quindi pene nell'Eden non c'erano. Però, come tutte le cose, ci sarà qualcosa in questo Eden terrestre che invece nell'Eden non c'era, l'impossibilità di accesso da parte del demonio. E questa è veramente una bella notizia. Nell'Eden terrestre ebbe accesso il nemico e fu commesso il primo peccato. Nell'Eden divino è chiusa l'entrata al demonio, non può venire, perché soltanto che vede, sente un'anima che vive sul serio, in pienezza, e poi vedremo come la divina volontà scappa. Ne è atterrato soltanto alla percezione. E un'altra cosa bellissima che Gesù promette, che diciamo, caratterizza, marca la differenza tra l'Eden terrestre e l'Eden divino di cui parla Gesù e che promette come dono all'anima che vive nella divina volontà, è un connubio divino. Cioè nel paradiso terrestre che cosa succedeva? L'uomo e la donna, che erano in stato di intima amicizia con Dio, avevano celebrato tra loro un connubio umano. Fra di loro, ce lo dice il libro della Genesi,
i due saranno una carne sola. E potevano godere, questa è una delle caratteristiche dello stato di giustizia originale, le più belle delizie della terra. Erano capaci, lo sappiamo, di riconoscere tutti ti amo di Dio nelle creature che erano tutte al loro servizio, tutte loro sottomesse, tutte portatrici di quel canto di amore che Dio aveva disseminato nei confronti dell'uomo nella creazione. Però godevano di Dio ad intervalli. Il libro della Genesi si dice che ogni tanto, non ininterrottamente, Dio passeggiava nel giardino in compagnia dell'uomo, no? Ora Gesù dice, nell'Eden divino non ci sarà un connubio umano, ma un connubio divino, cioè il connubio con lui. Un connubio divino, una dimensione sponsale. Io sono personalmente convintissimo, ecco, che la dimensione sponsale del rapporto con Dio, di origine biblica, cioè questo, c'è tutta la teologia dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, c'è il profeta Osea, c'è ciò che San Paolo scrive riguardo le nozze umane, che sono figure di ciò che c'è tra Cristo e la Chiesa, cioè, quello che le nozze umane celebrano è un segno in realtà, è un segno di quell'amore profondo, totale e indissolubile che c'è tra Cristo e la Chiesa, considerando la Chiesa non come realtà, come dire, solo o semplicemente collettiva o astratta, ma Chiesa come le anime che fanno parte della Chiesa, quindi ciò che è detto della Chiesa è detto che per ogni singola anima. Solo che dove sta questo rapporto sponsale, profondo, intimo con Gesù da parte di ciascun'anima? Non lo vediamo così frequentemente, non lo percepiamo così profondamente, eppure questo ci sarà. E questo connubio, attenzione, ti farò godere le più belle delizie celesti. Ecco il paradiso anticipato sulla terra. E di me godrai quanto vuoi, anzi, sarò tua vita. E divideremo insieme i contenti, le gioie, le dolcezze, se occorre anche le pene. Questo è proprio un linguaggio sponsale, perché tra sposo e sposa si divide tutto. Si dividono le gioie, i contenti, le debolezze e le pene, no? Cosa dicono gli sposi nella formula del matrimonio? Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Gioia, dolore, salute, malattia, no? Quindi si condivide tutto. Della sorte dell'altro. E si vive in questa dimensione una vita divina perché gli atti, tutti gli atti compiuti, sono immensi, eterni e infiniti e abbracciano tutto e tutti. Luisa chiaramente rimane senza parole, dice: ma signore mio, tu più parli e più io veramente non c'è, cioè, che devo fare, non ci capisco più niente. E sento tale annientamento, dice, mi sento distruggere, perché non capace di corrispondere a tali disegni che, di cui tu parli, ma l'Eden divino, ma stiamo scherzando, c'è una vita di ininterrotta unione con te. Ti farò godere le più belle delizie celesti di me, godrai quanto vuoi. Cioè, è proprio così? Non mi stai raccontando un libro delle favole? E Gesù dice, guarda, anche questo annientamento che senti, ecco, è il mio volere che ti sta distruggendo la mano. Ma non temere però, slanciati nella mia volontà. Egli parla dell'altezza dei suoi disegni, che certamente su Luisa sono straordinariamente alti, nobili e divini, no? Ma come dire, il disegno di metterci in contatto, di farci conoscere, di farci vivere nel regno della divina volontà è sempre un disegno alto, nobile e divino, chiunque ne sia l'oggetto, insomma, no? Ecco, come, dice, ti fa vedere questo sogno. Come facciamo a far diventare realtà questo sogno? Che cosa bisogna fare? E Luisa dice, com'è possibile che l'anima possa giungere a tanto e vivere più in cielo che in terra, nel secondo scritto che abbiamo letto? E Gesù dice, anzitutto ricordati quello che ho detto nel Vangelo.
Questo è impossibile per gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Queste sono le parole che Gesù disse dopo che, dinanzi alla defezione del giovane ricco e al suo discorso sulla difficoltà di salvarsi da parte dei ricchi, uno degli apostoli si chiede: ma che dobbiamo fare allora? Ma chi si può salvare se le cose stanno così? E Gesù disse questa risposta: no, ciò che è impossibile all'uomo è impossibile a Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Questa cosa dobbiamo sempre ricordarla. Questa, tra l'altro, è cosa molto mariana, perché fu ciò che mosse Maria Santissima nella situazione contingente, evidentemente, dell'Annunciazione, a dare il fiat. Che la Madonna chiese chiarimenti, non dubitò, dice: ma che cosa devo fare? Come avverrà questa concezione? In maniera umana o in maniera divina? Devo sposarmi o non devo sposarmi? L'angelo le dice: in maniera divina. Ecco, detto questo, ricordati che a Dio nulla è impossibile. Quindi, che cosa facciamo? Ecce ancilla Domini, fiat mihi. Quindi la Madonna ci ha creduto che tutto è impossibile, che tutto è possibile a Dio. E che niente è impossibile a lui. Questo Allora Gesù aggiunge: è questo certamente il prodigio più grande della mia onnipotenza, ma, e questo è un altro punto che tante volte abbiamo meditato e non dobbiamo mai dimenticarlo, ricordati che tutto quello che io voglio lo posso. Questa frase è bene che ce la mettiamo e ce la scolpiamo nel cuore, no? Gesù vuole, Gesù può tutto ciò che vuole, ma non vuole tutto ciò che può. Ecco, perché ci sono molte cose che a noi sembrano buone, e magari oggettivamente lo sono, e diventano oggetto delle nostre preghiere al Signore, però sono buone relativamente, ma non sono buone in senso assoluto, non sono buone in quella circostanza, non avrebbero alla lunga effetti positivi, e quindi Gesù non ce le dà, perché le può ma non le vuole. Pensiamo quando si chiede la salute a una persona che sta male, la salute non arriva, o tante altre cose, no? Ecco, dice che Dio non è onnipotente, sì, e perché non gli dà la salute? Perché non può? No, perché non vuole. Ed ecco qui la nostra fede. E non vuole perché? Perché per quella persona, in quella situazione, in quella contingenza, la salute non sarebbe un bene. Questo non dobbiamo mai dubitarlo. Quando voglio, tutto posso, e ciò che pare difficile, continua Gesù, per me è facilissimo. Ecco però il però dei però. Ecco però il però dei però. Voglio il sì della creatura. Sì della creatura, che deve essere il sì fondamentale, il sì, qualcuno lo chiama l'opzione fondamentale, ecco, anche se è un termine che è stato utilizzato in certe correnti etiche un po' al limite. Però la grande decisione. Lo voglio, e lo voglio, non, cioè, abbiamo visto, no? Basta che noi vediamo, per esempio, non so chi ha mai visto l'ordinazione diaconale, sacerdotale, episcopale. Il candidato viene interrogato: vuoi tu servire Gesù nel sacerdozio per tutta la vita? Sì, lo voglio. Vuoi dedicarti alla preghiera per il popolo che ti ha affidato? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare i sacramenti della nuova alleanza per la santificazione del popolo di Dio? Sì, lo voglio. Quindi ci deve essere questo grande sì. Se vogliamo mantenere l'analogia matrimoniale, il grande sì che gli sposi si dicono il giorno del matrimonio, con un nubio. Ma poi il matrimonio bisogna viverlo, però. Perché magari bastassero tanto il sì che si sono detti il giorno del matrimonio davanti all'altare. Poi quel grande sì, vive negli infiniti piccoli sì degli istanti presenti e della vita quotidiana. Allora, quel grande sì che dobbiamo dire a Dio comporta quella ininterrotto sì che consiste nell'acquisire la disposizione interiore della molle cera. Hai chiesto questo al Signore? Hai espresso questa ferma volontà? Vuoi entrare a vivere nella divina volontà? Bene, adesso lascia che faccia Lui e farà a modo suo, non a modo tuo. E ti porterà molte volte per sentieri insondabili, incomprensibili. E comincia Gesù a fare gli esempi. Prima di chiamarla del tutto a vivere nel mio volere, primo esempio, la chiamo di tanto in tanto. Ecco, quando qualcuno si preoccupa, dice:
ma io non ci riesco a stare H24. Ma senti che dice? H24 non arriva dall'oggi al domani, è impossibile. Cioè, ma qualunque persona ragionevole che riflette, come fai dall'oggi al domani a boom, a entrare in questo? E non entra forse neanche in un mese, neanche in 2 mesi, neanche in un anno. Cioè, è un percorso, io questo l'ho sempre pensato. Lo penso, se mi dovessi sbagliare Dio mi corregga, e lo dico. È un percorso. Di tanto in tanto il Signore ti farà fare qualche bella giornata di quelle che tu ti senti proprio, mamma mia, oggi. Hai avuto un po' una sorta di prequel, un trailer di quello che sarà la vita nella Divina Volontà. E poi tu magari dici, ah, che bello, abbiamo fatto. E il giorno dopo rivedi che, come dire, rivivi un pochino delle tue umane difficoltà a vivere tante cose. Normale. Quindi la chiamo di tanto in tanto. Poi la spoglio di tutto. E qui cascano tutti gli asini. Perché la spoliazione di tutto, specialmente di noi stessi, è un processo dolorosissimo. Tutti vogliono godere l'Eden divino, ma lì bisogna arrivarci a questo stato. Spogliarci di tutto ciò che non appartiene a Gesù e a Maria. Ah, siccome non siamo capaci, perché ha voglia di dire sì, mi spoglio di tutto, poi siamo ancora attaccati a tante cose, ci pensa lui, ci pensa. Però quando ti scortica un pochino, lo fa perché ti sta volendo bene, ti sta disponendo, ti sta spogliando, lascialo fare. Morbida cera. Non ti opporre, non resistere alla sua volontà, alla sua azione. Non fare come quei bambini sciocchi, ecco, che non si fanno fare punture, bisogna immobilizzarli perché sentono il dolore dell'ago e non capiscono che quella puntura è funzionale alla guarigione. O come fanno anche gli animali ragionevoli, no? Quando stanno male, non è che gli puoi spiegare, va, stai buono che ti devo portare dal veterinario, però è per bene tuo, quindi state tranquillo. Quelli sbraitano, d'accordo? Perché sentono il momentaneo dolore. Ecco, per noi non deve essere così. Poi le faccio subire una specie di giudizio, ancora, di giudizio. Mi viene in mente, insomma, pensare alle volte in cui i grandi santi, penso alla Santa Veronica Giuliani, Gesù gli ha fatto vivere il giudizio particolare a lei, che racconta che è una cosa allucinante, indicibile, dice, trovarsi davanti a Dio dove c'è pure una pagliuzza, insomma, che pesa, è una cosa allucinante. Perché? Perché la persona deve essere proprio completamente purificata. Cioè, tu entri in un mondo dove, come Maria Santissima, è il nulla che si abbraccia al tutto, ma tu di questo nulla ne devi essere convintissimo. Convintissimo. Quindi devi stare soggetto al giudizio divino. Perché poi nella divina volontà, il giudizio non c'è stato, dice Gesù, io non giudico me stesso. Capito? Quindi, ancora, più volte la faccio morire. Gesù dice anche corporalmente, ma molte volte interiormente, quindi muoiono tante cose di noi stessi. Muore l'uomo vecchio, muoiono vecchi modi di pensare, muoiono vecchie relazioni, muoiono vecchi modi di vivere certe relazioni, muoiono tante cose. E poi di nuovo la rimetto alla vita, quindi si passa di morte e risurrezione, come il mistero pasquale che è sempre in atto, no? Cioè, questi scritti fanno capire benissimo, per esempio, il rapporto che c'è tra il Fiat redimente e il Fiat santificante, no? E poi il suo cuore è in cielo e il vivere è il suo più grande martirio, quello che diceva Luisa. Perché se qualche volta il nostro Signore ti fa anche qualche piccolo favore, non a livelli di Luisa Piccarreta, ma qualche grazia sensibile di quelle un po' belle, no? Un po' forti. Chi l'ha vissuta, insomma, ci sono varie attestazioni in letteratura spirituale, dice che già quello, anche se non ai livelli estremi, ma già quello basta per causarti questo dolore, questa nostalgia continua, di Gesù che, senza togliere la gioia e la pace, però ti fa
vivere come se fossi un martirizzato, perché ogni volta che non avverti queste grazie, stai male. È impossibile che non si stia male. Allora, cosa sono tutte queste cose? Disposizioni per disporre l'anima tua a vivere nel mio volere. E poi quante grazie c'è da fare, nostro Signore, che delle mie grazie, delle mie visite ripetute. Certo, Luisa l'ha vissuta in forma straordinaria. Non so se sia necessario viverla per forza in questa forma straordinaria o basti la vita ordinaria, sono più propenso alla seconda, insomma, ipotesi. Quindi, tutta questa serie di cose sono propedeutiche. Allora, quando arriva una svolta, quando arriva una tribolazione, quando arriva una potatura, uno scorticamento, cioè, pensa, ho detto a Dio, voglio vivere nel tuo volere, ho fatto la consacrazione alla divina volontà, ci sto credendo, mi ci sto impegnando, eccetera, eccetera. Lui mi sta aiutando, perché da solo noi dobbiamo fare il possibile. Questa è sempre la nostra regola di azione, non fate come se tutto dipendesse da voi, sapendo che niente dipende da voi. Ma questa è un'operazione che se non ci mette le mani il nostro Signore, non la possiamo compiere da soli. Ma il nostro Signore ci mette le mani appunto a modo suo, noi dobbiamo essere molle cera. Molle cera. E tutto questo, che anche per noi, diventerà presto realtà. Noi non dobbiamo, ce lo dice Gesù, non voler investigare, ma segui il tuo volo. Quindi, accetta le cose che ti capitano, non farti troppe domande, segui il tuo volo, cioè continua per quanto puoi a fare tutto quello che puoi per fare la divina volontà e vivere in essa. A tutto il resto ci penserà nostro Signore, perché a lui vuole ancora più lui di te che tu viva in questo modo. Ecco, ma sa bene cosa fare perché questo sogno, per chi lo desidera veramente, diventi realtà. Bene, stupende sono le cose, o Santa Vergine Maria, che abbiamo ascoltato e che abbiamo meditato. Noi desideriamo fermamente entrare in questo Eden celeste e rinnoviamo la nostra volontà di vivere nella divina volontà, il nostro impegno a fare tutto ciò che mano a mano comprendiamo e che è alla nostra portata per cooperare con l'azione che Gesù stesso opera su di noi perché possiamo vivere questa vita. Ecco, ti preghiamo però di ottenerci la grazia grande e necessaria di essere quella molle cera che faccia in modo che il grande sì della nostra vita possa essere ininterrottamente presentato davanti all'Altissimo e lui possa avere carta bianca per operare tutto ciò che ritiene opportuno e necessario per disporre la nostra anima a vivere in questa vita tutta di cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.